Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Scarlet Nexus. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati lo scorso maledettissimo episodio con una boss fight tremenda. Cioè, un boss che non può essere danneggiato e che ha una finestra di attacco così stretta, non l'ho mai visto. Veramente terribile sotto quasi tutti i punti di vista, perché wow, ma siamo dei nani noi, cioè cos'è sto posto? No, aspetta. Ah, ci sono le porte a grandezza umana e ok. Che è stato? Ma perché questo posto è... Cosa siamo, formiche? Cioè, mi stai dicendo che ci potrebbero essere degli estranei grossi così? Parentesi, scusate, mi stavo registrando The World End With You. Cioè, mi stai dicendo che ci potrebbero essere dei giganti oppure dei colossi e noi siamo così inferiori rispetto a loro? Tra l'altro qua ci sono un po' di oggetti, niente di eccezionale, per carità, però sempre meglio prenderli. Non capisco qual è la dimensione giusta, se è la nostra o se è questa. Naomi? Davanti a noi? Quanto ci fai che adesso ci dà la colpa di quello che è successo? Quanto ci fai che ci dà la colpa perché mi hai abbandonato e qualcosa di simile? Quanto ci fai? No, non venire! Non sono presentabile! Ma che cazzo fai? L'apro io. Appunto. Ho un bruttissimo, terribile presentimento. Cos'è sto bianco? Cos'è sto bianco terri... Ok. Era le nostre aspettative, forse. Cosa sono i ricordi dell'altra volta? Ah, è addirittura... È un'altra addirittura! Non ci avevo fatto caso che è diversa! Perché le hanno sparato uno di quei proiettili, Shiden? Meno male che hai puntualizzato su cosa eri felice, perché sei felice di essere quella roba lì. Magari anche no. Siamo venuti a salvarti? Yeah, Naomi. Wareware-wa kimi no bushi o tashikametakatta nda. Hontou wa sore dake janakute onee-chan o tasuketai. Non posso essere salvata. Demo. Arigato, Kasane-chan. Demo ne, ima wa
Ah, è girata la stanza. Ok, non capivo la... Le due teste sono sotto ora. Onee-chan. Come? Come ne? Hai, sokomade ni shimashou. Amari ayamari sugitara, Naomi mo. Bene, ora uccidila. Da na. Naomi-chan no koto o kini suru nara, ima wa tagai no buji ga kakunin dekita dake de manzoku shitokou ze. Kyouka, taichou. Gomen nasai. Watashi Ah, ok, no, per un attimo ho pensato che stessi chiedendo scusa a Kagero, non so perché. Forse perché sanno chi sei? La butto lì? Onee-chan. Demo ampulle ga nai toki wa Aia, ecco. Lanciagli la fiala, Kasame. Yada, Onee-chan. Sekkaku aeta no ni, aetan da yo. Oh, ah, ecco perché forse era girato. Perché in questo che... in quella versione qua è più tranquilla. Kasane, deru wa yo. Naomi no koto o ichiban ni kangaeru no. Onee-chan! Io ho il presentimento... che uno la combatteremo, ma che Kagero farà qualcosa. Ho il presentimento che Kagero potrebbe fare qualcosa sotto comando di qualcuno, ovviamente. Ecco, ti pareva. E ti pareva che non arrivava. Karen Lentaijo. Perché siete qui? Esatto. Era palese che già sapeva che eravate qua, eh. Non è sta gran sorpresa. È quello che state studiando, usare gli umani come estranei? Che tu hai anche assimilato, eh. お姉ちゃんを海兵器に使おうとしているなら、それはセイラン家の方便に過ぎない。この施設の真の目的は人間由来怪異を元に戻すことにある。それなら私は何をすればいいの？ウザルトを持て。今はまだ力を蓄える時だ。こちらの準備も整っていない。それまでお前は怪異討伐任務につける。今しばらく時を待て。 ナオミの命は保証する。納得はできない。でもお姉ちゃんを助けるために。これ以上勝手な真似はしてくれるなよ。Guarda。とりあえず Abbiamo appena visto una cosa incredibile. Andiamo a fare spesa. Ma sì, dai. Ho appena visto mia sorella trasformata in un mostro. Ma sì, andiamo a fare spesa. Che bello che è stare con Kyoka. Kyoka mi piace un sacco come personaggio. Vabbè, in sostanza... niente. Aspetta, questo è uno shortcut però. Comunque, abbiamo 4 punti per la mappa neurale. Certo, di qua ce l'avremo dopo 2. Di qua ce l'avremo dopo 4. Però qui già aumentiamo l'attacco. Ok, no, io aumenterei i danni per ora.
Inizierei a puntare più ai danni, quindi ci servono altri 2 punti più 4, 6. Va bene, torniamo a Seiran allora. Ah, che bellina. Riguarda dove si trova Naomi. È molto più cinese come città questa. L'altra era più un misto giapponese e altre culture. Questa è molto più cinese. Carina, mi piace. Salviamo. Allora, io direi di farci un giro. Fare parlare con chiunque abbia una richiesta. Come se tanto poi le portassi a termine. Shiden. Tanto io sono qua. No, no, ma parlate pure di me mentre io sono qui accanto a voi, mi raccomando. Combatto gli estranei da quasi 50 anni. Cavolo, non si direbbe. Ma ultimamente sento che la mia forza inizia a diminuire. L'altro giorno degli estranei particolarmente rapidi si sono dimostrati più veloci di me e non sono riuscito a batterli. 10 anni fa sarebbe stato un gioco da ragazzi. Mi sento in imbarazzo, ma vorrei chiederti di eliminare il posto mio per riuscirci a batterli. Devi contrastare la loro velocità. Abbraccio del coniglio innocente 4. Ok. Scusami, è stata la mia mancanza di forza a creare questa situazione. Immagino che la missione sia di uccidere i nemici con l'ipervelocità. Niente più, niente meno. Mentre il sasso ipervelocità è attivo, sconfiggi Bendu Pendu, che penso siano quelli là che sono anche loro iperveloci. Sinceramente, queste missioni non le sto facendo, ma perché non mi capita veramente di andare apposta a fare questi nemici, ma anche se le lasciamo andare, penso non ci sia un problema. L'ambientazione, vista da così in alto, mi ricorda molto Gravity Rush. Bel gioco. Non ho avuto modo purtroppo di finirlo, perché poi mi sono arrivati altri giochi, però era davvero un bel gioco. Era davvero bello. Potresti darmi della gelatina di recupero se ne hai un po'? Il mio amico nell'FSE è rimasto gravemente ferito combattendo durante l'incidente a suo ed è ora in ospedale. Voglio portargli qualcosa di utile quando gli si farà visita. Mi aiuteresti? Va bene. Tieni. Davvero grazie. Penso già di averla, immagino. Giusto? Eccola qua. Perfetto. Grazie. Altra missione. Vediamo. I gusci duri degli estranei tipo Root sono difficili da penetrare, ho fiducia nel mio potere, ma usare la forza brutta è stancante, qualche idea? Se il potere di una persona non basta, potrebbe essere una buona idea prendere in prestito quello di qualcun altro, ma va? Oh, hai pensato a qualcosa, allora fai un tentativo anche per me. Oh, va bene, cioè nel senso... Boh, sono missioni così generiche che veramente sembra che te le buttano giusto per buttartele. Usa un visiogramma combo con Kyoka, sconfiggi 2 Rat Root. Ma con il visiogramma o basta che faccio la combo e poi l'uccido? Poi tutti sti pescettini qua che volano in mezzo alla strada fatti di ologrammi, invece mi ricorda molto Cyberpunk. Comunque, eccoci arrivati all'obiettivo. Sate, tai chi te iwarete mo na. Andiamo a fare shopping. E tu chi è che sei, misterioso tipo con gli occhiali illuminati? Esatto. Io sono un politico. Ecco, ufficiale del governo. Ok. どういうことだ。カレン連隊長とセイランの政府は一枚岩じゃないのか? A quanto pare non è così. クナドゲートが生成された原因にユイとスメラギが関係していると。 Sì, però non sanno che lo siamo anche noi, credo. 指揮者が言うにはクナドゲートをこのまま放置しておけば世界に大きな災いを。 Oh, ma che bravi i vostri esperti, bravi, tieni biscottino. 私たちは ユイとスメラギの暗殺をトラバース様に進言いたしました。しかし退けられてしまいまして、そこで私たちは改めて考慮し決めたのです。スメラギ議長を暗殺した。ああ、べ、え、certo。Certo。カサネにユイと暗殺してこいっていうの。Va bene, lo farò. いいわ. Ecco, quando mai. カサネ お前 そう言っていただけて助かります。
Però dai, con quei cazzo di occhiali, ma potevano non lasciarli bianchi. Kikuchiba. Questa volta ce la faremo, ne dubito altamente. Ma va? Chi l'avrebbe mai detto, visto che era un ufficiale del governo? Beh, effettivamente ha ragione. Non potevamo confermare la cosa. Devo farlo. Beh, se lo dice un assassino, non stai esagerando. Allora forse qualche cosa ci possiamo ripensare. Sì, lo sono. Kyoka non è per nulla d'accordo con la cosa. Stiamo parlando, stronza! Ah, ecco, mi stanno seguendo, incredibilmente. Ah, io sto andando in giro solo per farvi parlare. Ma che cacchio vuoi? Vai via se non vuoi stare con me. Sei un egoista! Sera è proprio bella. Non ci sta neanche ascoltando. È proprio una bella città. Hai ragione. Guarda, se nulla fosse, è già finita la ramanzina. Vabbè, il tempo ce l'abbiamo ancora, andiamo a chi cucina. Non vi ho forse detto che non vi parlo? Esatto. Oh, guarda, estranei. Scusa un secondo. Questo è un pandu. Ah, è quello di fuoco schifoso, antipatico. Ahia, che male. Venga di questo. Madonna mia. Ti sfondo. Vai. Donna mia. Venga di questo. Beccati questo colpo caricato. Merda. Ok, beccati L2. L'invisibilità quando funziona fa un male tremendo. Madonna mia. Io lo so che Shiden sicuramente non è il più simpatico dei companion, però il suo attacco elettrico fa schifosamente male. Il suo attacco elettrico col triangolo fa veramente male. Sicuro qua appaiono nemici? Ovviamente appaiono nemici. Dai! Mannaggia a te, beccati questo. Ok, morti. Ah, morti tutti con un colpo, così? Cos'è? Nemici in posa difensiva, ipervelocità e invisibilità. Alcuni strani quando vengono avvicinati assumono una posa difensiva. Ok, mamma. Beccati questo, allora. 3, 2, 1. Madonna mia. Puoi essere grosso quanto vuoi, ma nel momento in cui sono invisibile sei comunque una merda. Ancora? Ma quanti ce ne sono? Beccati questo. Madonna mia. Con un colpo solo, eh. Il momento... Ah, ma ci sei ancora tu, eh. Il momento...
dicevo. Il momento in cui sei invisibile o ipervelocizzato, sei in una fase di vantaggio tremenda, veramente. Allora, duplichiamoci. Ok, Ulla, ma tu da dove sei saltato fuori? Scusami. Beccati questo. Madonna mia. Il colpo caricato di triangolo invisibile fa male. Fa veramente male. Dobbiamo solo sperare che Kagero ci aumenta la durata dell'invisibilità o comunque il danno. Quello sicuramente sarebbe utile. Beccati questo. Beccati ancora questo. Beccati la sedia. Donna mia, ti devasto l'esistenza. Ecco fatto. Facile. Una volta che impari a capire quali sono quali nemici, comunque non c'è difficoltà, veramente. A parte quando magari ti fanno la gangbang di gruppo, però lì, ehi, che ci vuoi fare? Il nostro amico Yuito si trova qui vicino. Non siamo aumentati di livello, se non ho visto male. Ah no, siamo aumentati di livello, perfetto. Non abbastanza per prenderci comunque anche questo, ma il prossimo giro ce la facciamo. O quasi quasi ucciderei i nemici che ci sono magari qua nelle vicinanze, nella speranza di salire di livello. Ok, Kasane, non possiamo andare di qua, va bene. Andiamo ad affrontare Yuito allora. Come vuoi tu. Sate, 役人様の指示通りこんなとこまで来ちまったが. E se invece fosse una trappola per uccidere noi? Ci ho pensato solo adesso. どちらにしろ あなた 1人 で 行かせるわけにはいかないわ. みんなも 頼む. Siamo la tua famiglia, Kasane. 仕方ない. Kasane, 戦いには協力するが その先は我々も自分の判断で動くつもりだ. Non chiedo altro, Arashi. Ita. Attacco sorpresa! Kasane, matte kure! Hanashi o saste kure! Tan 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 tan. Shinde morau. Tanto non finisce qua la battaglia. Oh, 3 contro 3? Allora, calmi tutti. Duplicazione, ipervelocità, invisibile ed elettrico. Beccati questo. Allora, a livello di danno non gli ho fatto una sbrega di nulla. Però se ti butto l'acqua addosso, l'elettricità fa male, Yuito. Ti ho anche paralizzato, pensa un po'. Beccati questo. Allora, aia. Allora, calmi. Beccati questo, Yuito. Ok, L2. Sicuramente quando fai questa parte con Yuito, vinci con Yuito. Nel momento in cui la fai con Kasane, ovviamente vince lei. Oh! Oh no!
Anche lui ha imparato ad usarlo, eh? Campo neurale del nemico, ma va? Chi l'avrebbe mai detto? Beccati! Questo! Allora. Mio obiettivo ora è uccidere almeno uno dei suoi alleati. Visto che lui sicuramente in questa fase non ti dico che è invincibile, ma quasi. Perfetto. Luca a terra. Beccati l'acqua. Puff. E Luca è andato. Nazar. Ma sì, dai. Beccati anche te. Questo. Duplichiamoci. Tanto l'unico che ha la difesa alzata è Yuito. Mi dispiace, Nazar, perché tu mi piaci un sacco come personaggio, ma devi morire. Ok, dai che ci siamo. Perfetto. Dov'è Yuito? Sì, tirati su ora. Aspetta. Ipervelocità e invisibilità fanno schifosamente male. Ahia, che male. In questo stato mi sa che Yuito è fin troppo difensivo. Ahia, che male. Uno e due. Beccati questo, Yuito. Ok. Oh, dai, di nuovo. Combattimento coi bastoni. Quadrato o cerchio? Yuito. Sai che per un attimo Yuito aveva vinto. Per un secondo Yuito aveva quasi vinto. Beccati questo, Yuito. Allora, è stato sicuramente un combattimento migliore dell'altra volta, ma mi è piaciuto soprattutto a livello di combattimento in sé. Mi è piaciuto veramente. Kasane, osete kure. Doste tōsan o koroshite Seira ni tsuitan da? Non sono fatti tuoi. Tōsan ga Kaika no kenkyū ni kakawatte ita kara ka. Nyūhimuka ga Naomi o kai ni shite shimatta kara. Sou. Anata mo kizuita no? Ee, sou yo. Sono tōri. Yuito-sama! Kodama-chan ga kimashita yo. Oh Dio, di nuovo sta schi sta nana schifosa. Intanto c'è il tizio di salvataggio là dietro. Kasane, aspetta. Aspetta che salvo. Kasane. Ma poi, aspetta, mi sembra che ci fosse anche il tizio muscoloso con lui. Sì, c'era sicuramente. Sicuramente lui sa dov'è il nostro rifugio. Potrebbe benissimo arrivare lì a farci un'imboscata o anche solo a parlare tranquillamente, però. Yappari konna no okashii daro. Doste so kantanni Yuito o korosou to kimerarerun da? E se ce lo dice Shiden, che è folle la cosa. Ano hi mirai kara modotte Ajito de gōryū shita toki
カサネは言ってたよな。簡単に決められないって。それが未来を守るためだから。カサネちゃんよ、そこまで言うんなら本当にそうだと言い切れる証拠でもあるのかな。ユイトデルフトロシェサクリフィカートペルケユロチデシ。俺はまだユイトを殺せば全て解決なんて信じられないんだよ。Io non lo credo neanche, però se lo stesso Yuito si è ammazzato. Ma te no mo. きついものがあるしよ。断言できるのならば、私もぜひ聞きたいよ。Yuito 殺しの正当な理由をね。È stato lo stesso Yuito a dirmelo. Basta queste parole. 無駄かどうかを決めるのは僕たちだ。え。前から言おうと思っていたんだ。カサネ、お前は勝手がすぎるって。E se lo dice Shiden allora, mamma mia. お前は決断が早く、なすべきことをすぐに見極める。熱くなっても冷静さを取り戻すことだってできる。そういうところは素直に尊敬しているさ。そうだ、僕はカサネを尊敬している。Finalmente un complimento. だからこそ僕はカサネをリーダーと認めることができていたんだ。だが今回は別だ。ユイトを殺す？なぜだ？納得できる理由を聞けない限り、僕は協力しないぞ。Basta le semplici parole. Yuito del futuro mi ha detto di ucciderlo. でも。おっと、シデン。ひとまずその辺にしといてやろうや。ワコードはいいね。そういうの、嫌いじゃないぜ。でも、シデンの剣幕に、カサネちゃん面食らってるぜ。十分カウンターになったんじゃねえの？ねえ、カサネ。私たちはね、あなたが抱えているものがどんなものなのか。Sì, è sconvolta Kasane, è sconvolta, ma proprio. Cosa è successo? 苦しいのか。分かってるのは、かろうじてナオミのことくらい。Allora, uccidere Yuito sicuramente non cambierà il fatto che Naomi è trasformata. 有益ことを抱えているということだ。幸いなことに、ここには様々な価値観を持った人間が4人もいる。多角的な視点で物事を語れる自信はあるよ。Finché loro ti 言ってみろよ。ti sono a fianco, scusa, sto punto. 僕らには聞く権利があるはずだ。そうよ。私たちは同じチームでしょ。Finché fossero estranei, ma bene o male ti stanno accompagnando. ごめんなさい。やっぱり話すつもりはないのか。あ、違うわ。うまく説明できなくて。言うだけ無駄って言っちゃったことをごめんって意味。あ、そういう意味か。だったらちゃんとそういう。Secondo me Shiden in quel mezzo mezzo si sta interessando a noi。これはちゃんと言えなくて早とちりさせたことの。Shiden piano piano secondo me pochino pochino。さすがにそれくらいは分かってる。Shiden君さ。Secondo me ne parleremo una volta che ci rimetteremo al tavolo dopo la fase d'attesa che arriverà adesso. Urusai! Kasane mo kasane da! Hanasu ki ga aru nara sassa to hanase yo. Te lo dirà dopo la fase d'attesa, sicuro. Hitotsume no riyū wa. Ah no, aspetta. Kunado gate ni kanjita mono. Ano gate kara wa Red Strings no chikara ga kanjirareta no.Pensavo l'avrebbe fatto dopo, sincero, eh. 本来すぐに消えるはずの時間跳躍の通り道が、ユイトの超能力の共鳴によって残り続けた。Ma anche del tuo. 未来のユイトが言っていたことに、直感的に納得がいってしまった。二つ目の理由は、カレンに言われたことよ。彼は、私たちが未来に飛んでいたことを知っているわ。なんだって？これは、嵐も盗み聞きしてたから知ってるわよね。ああ、未来での意味深な発言からも、カレンが関係している可能性は高いと推測していたからね。Ma nessuno fa caso che c'era Karen nel futuro che gli ha preso il potere。超能力があることをカレンは認識し、受け入れているのは事実だ。E non vi fa saltare nessuna idea questa cosa。セイランの役人の言葉。ユイトが関係してる。そう言われて。疑ってかかっていたものが重ねの中で確信めいたものに変わっていったわけね。そう、全部状況証拠って言われたらそれまでなんだけれど、ごめんなさい。
Non ti scusare. Esatto. ようやく納得できた。だけどな。sei sicura che uccidere Yuto sia la soluzione? Vediamo. どうして相談しないんだってな。 ああ、strano。だからそれはちゃんとした証拠じゃないし、納得なんてしてもらえないって。じゃあ、もうスクワッドラ、プロペルクエル。だが僕は納重くしたぞ。ここにいる他のみんなもそうだ。半信半疑かもしれないが、全部が嘘とは思っていない。重ねの考え方が間違ってたっていう証明だ。ti devi fidare di noi。だから。これからは話すべきだ。 Cazzo, e se lo dice Shiden, allora vuol dire che qualcosa è cambiato. Porca miseria, cioè, se lo dice lui. Non ti scusare. Tipo, grazie. Arigato. Dai. Ale, ce l'ha fatta. Fase di attesa 6. Forse è il caso di parlare con Arashi. Forse è il caso di parlare con tutti. No, no, tanto vai, lo stanno facendo tutti. Ma va. Va bene, grazie. Allora, sarebbe stato più carino se questa bacheca si fosse riempita nel tempo. Oh, che cosa carina che hai appena detto, brava. Comunque è bello che invece questo posto si riempia piano piano. È molto bello lo stesso. Shiden comunque si vede che sta cambiando. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.